scaldapapi dovrebbe rientrare Antonio Terrazza, giocatore dell'Altamura, era Di Benedetto e comunque prova a rientrare. Nardò in avanti, tiro dalla distanza senza pretese di De Giorgi para Jesenski. Rientra Cannito, anzi Di Benedetto, e rientra anche Terrazza. Comunque c'è un cambio per il Nardò. Vediamo un attimo cosa succede. Fuori,
Leonardo ancora pericoloso, sta spingendo la squadra granata ed è andata vicino al gol con un paio di circostanze, con nuovo entrato Papi che ha preso il posto di Antonio Terazza infortunato. Lancio di Jeseschi a centrocampo, ancora di Benedetto, Jeseschi alza il pallone al portiere Altamurano, quasi sempre lui. Poi ancora il Nardò con Papi per Palmisano, controlla, subisce fallo, punizione per il Nardò. A Fiorentino, veloce per De Giorgi, palla in area, Mozzi cade, non c'è niente, si deve rialzare l'attaccante Neredino, Altamura prova ad uscire ma Nardò sta pressando, Corvino va sul fondo, Corvino al cross, calcio d'angolo, Mozzi da Granada. Calcio d'angolo per il Nardò, alla bandierina. Fiorentino,